Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video acquisti, un video haul. Io di solito ne faccio pochissimi di questi video, però sono andata da IKEA oggi pomeriggio, ho comprato due o tre cose nella bottega svedese, quindi quella fantastica bottega che c'è da IKEA che vende alimentari. E ho pensato di fare un video per farvi vedere quello che ho comprato. Sono poche cose in realtà, sono tutte cose alimentari, però insomma volevo comunque condividerle con voi. La prima cosa che voglio farvi vedere è questa, che è la torta di mandorle. La avvicino così la vedete bene. Questa è la torta di mandorle surgelata di IKEA. Io l'ho già presa tante volte in passato, è molto buona e appunto insomma sono caduta in tentazione, l'ho comprata anche questa volta. Poi, sempre dal reparto surgelati, ho comprato questi che sono medaglioni di broccoli e patate. Questi medaglioni di broccoli e patate in generale li ho già mangiati, però questi specifici di IKEA non li ho mai provati, quindi volevo provare anche questi, perché alla Lidl comunque si trovano soltanto qualche volta, invece vedo che da IKEA ce l'hanno sempre, quindi ho provato e vediamo se mi piaceranno. Passiamo adesso al reparto dolci, perché ho preso tutte cose dolci in realtà. Allora, questi sono i biscotti allo zenzero. Io ho preso questa versione qui, però lì poi ce n'erano anche altri tipi. C'erano quelli alle mandorle, quelli all'avena, mi sembra quelli senza glutine, insomma qualcosa del genere. Adesso non me li ricordo tutti, però ce n'erano tanti tipi diversi e io ho scelto questi qua allo zenzero perché comunque a me piace tantissimo lo zenzero e soprattutto i dolci allo zenzero. Poi ho preso questi biscotti che sono nella scatola di latta, quindi in questa bella confezione, poi tra l'altro mi terrò anche la scatola. E questi sono alle mandorle e allo zenzero e anche questi sono, come dire, una prelibatezza perché comunque i biscotti di IKEA sono sempre buoni, secondo me. Io li ho sempre presi e mi sono sempre trovata molto bene. C'erano poi tante cose già per Natale, quindi tanti dolci di Natale. Io però non l'ho voluti comprare oggi, dolci di Natale, perché comunque manca ancora un sacco di tempo e non mi volevo riempire la casa di dolci già 2 mesi prima. Quindi ho preso solo ed esclusivamente queste caramelle, che sono caramelle gommose a forma di albero di Natale. Ho preso semplicemente queste come anticipo di Natale e basta, perché se mi fossi lasciata prendere la mano tutto quello che c'era avrei veramente comprato tutto il negozio. Queste sono caramelle molto piccole, ve le avvicino, cerco di farvele vedere il meglio possibile, non so se si vedono, comunque sono piccoline, sono qua dove ho il dito, sono piccoline, sono caramelle gommose che possono essere comode magari da portarsi al lavoro giusto per un piccolo snack. Passiamo adesso al mio dolce preferito. Quando io vado da IKEA e vedo questo dolce, lo devo assolutamente comprare tutte le volte che ci vado, e sono questi dolcetti qua alla cannella. Sono praticamente delle girelle, non so se riuscite a vederle bene, cerco di avvicinarvele il più possibile. Sono delle girelle con zenzero e cannella e sono veramente il mio dolce preferito. Parlando di dolci di IKEA, intendo di quel settore lì, tutto di IKEA, con tutte queste cose allo zenzero, pan pepato, cannella, eccetera. Queste girelle sono in assoluto le mie preferite. E poi ho preso questi che sono dei dolcetti al cocco e al cioccolato, che sono quelli che io di solito prendo se vado al bar di IKEA, perché al bar di IKEA si possono prendere appunto fette di torte piuttosto che dolcetti di questo genere e io di solito sfusi, diciamo, prendo sempre questi. Questa volta ho voluto comprare questi confezionati, ho voluto insomma portarmeli a casa. Ecco, questa era la mia spesa, non ho altro da farvi vedere, sono poche cose come vi avevo detto, però sono tutte invitanti e gustose, volevo condividerle con voi. Vi do appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!